Mauri, io la settimana scorsa ho aperto questa rubrica facendo una menzione speciale a Bergamo, che ovviamente è la tua seconda casa, secondo me, non credo di sbagliarmi se dico questo, e penso, non so, non ne ho la certezza assoluta, mi arrivano messaggi che forse abbiamo veneziani collegato con noi in questa diretta. Sarebbe un grandissimo regalo, guarda. Guarda. Con Andrea sono molto legata. Allora, io non so se lui ci ascolta, perché qui da casa io faccio fatica a capire, però Mauri, io vorrei che anche tu, chiaramente, vabbè, lo fate tutti i giorni, lo fate sempre, però secondo me in questo momento, veramente, siccome cioè, voi eravate proprio, siete di casa a Bergamo, anche una voce di conforto da parte vostra credo che sia il messaggio più bello che possa arrivare. Sì, guarda, il messaggio che continuo a dare a tantissime persone che oggi sento telefonicamente, innanzitutto Bergamo mi ha dato più di una casa, nel senso io sono stata accolta in una maniera super calorosa e conosco molto bene il bergamasco, perché il bergamasco è molto silenzioso, ma spesso e volentieri i suoi silenzi valgono più di qualsiasi parola. Io ho vissuto 7 anni e sono diventata una donna, una giocatrice. Bergamo in quegli anni ha vinto di tutto di più e in tutta Europa era super amata, perché insomma era una squadra super vincente. La pallavolo è stata davvero motivo di grande orgoglio in questa città. Il messaggio che posso dare è molla mia, Bergamo non molla e ne sono pienamente convinta. Tutti i suoi dirigenti, tutta la squadra che mi ha voluto così tanto bene, io li sento spesso, no? Cerco di informarmi senza troppa pressione, no? Per sapere come stanno. E non ti nascondo che tante persone che ho conosciuto non ci sono più, e quindi io so che tornerà a Bergamo ancora più forte, ancora più determinata di prima. Infatti, guarda, io so che Andrea ci sta guardando, quindi gli mando un saluto. Un saluto grandissimo, io l'ho sentito pochi giorni fa e sono vicina anche senza essere troppo ossessiva, perché Bergamo deve essere conosciuta bene, quindi un auspicio a tutti quando finirà davvero questa triste parentesi delle nostre vite, di andare a visitare questa città, perché è straordinaria. Straordinaria e bellissima. Bene, bene, bene. È ovvio che insomma il nostro riferimento a Bergamo lo capiranno poi tutti quelli che ci stanno guardando, è doveroso, no? Perché è veramente stata la storia proprio degli ultimi 30 anni, insieme a poche altre squadre hanno fatto proprio la storia della pallavolo, e quindi è impossibile, se sono con te, se sono con Antonella o con chi sarò poi nei futuri appuntamenti, ovviamente è un riferimento. Poi sei stata proprio brava a ritagliarti un ruolo all'interno di un mondo in cui non è molto facile, no? Soprattutto per noi donne, quando finiamo di giocare a pallavolo, perché noi pensiamo sempre che per un atleta la carriera non finisca mai, no? E questa è la percezione che avevo io. Poi a un certo punto mi sono svegliata la mattina e non c'erano più squadre che mi cercavano, e quindi mi sono trovata un po' all'improvviso così, spaesata. Magari per te è stato ugualmente difficile, oppure è stato facile il fatto di, ecco, essere la donna più famosa della pallavolo italiana, perché sei stata questo, insomma. Guarda, io devo essere sincera, io ho sempre pensato che tutto ha un inizio e una fine, no? Quindi fino a quando mi rendevo conto che comunque il gioco mi piaceva, le trasferte, quello che avevo vinto era meraviglioso, era andava tutto liscio. Poi ho iniziato in un periodo in cui pensavo che ci sarebbe stato quel dopo e dovevo comunque prepararmi. Questo è fondamentale e importante per tutti gli atleti, donne, uomini che siano, di sapere che tutto ha inizio e tutto ha una fine, con grande gioia, non con grande dolore, perché vedo tante persone veramente che si sono perse senza capire che hanno in mano degli strumenti incredibili, perché chi fa sport allena la comunicazione, allena la resilienza, allena la collaborazione, ha tanti valori, ha tante cose che non ne ha conoscenza, perché fino a quel momento il suo obiettivo è quello di vincere una partita. Detto questo, io ho smesso molto presto, perché io ho smesso a 33 anni, e ho smesso perché volevo smettere io, perché io volevo vedermi in un altro ambito.
ho smesso in Spagna e ho voluto reinventarmi con gli strumenti che avevo. All'inizio non è stato semplice, però io ero convinta che comunque dovevo trovare la mia strada, e quindi ora lavoro nell'ambito della comunicazione, mi piace tantissimo. Ti devo dire che non è così lontano dal mondo dove noi abbiamo vissuto per così tanti anni, no? E quindi porto tutte le mie esperienze in ambito aziendale, diciamo sono una testimonia del nostro sport, in realtà che sembrano relativamente differenti, ma invece non lo sono. Sì, sì, l'ho visto perché ti ho visto all'opera in un sacco di circostanze, tra l'altro proprio brava.